I bambini erano suddivisi in 10 o 12 gruppi razziali diversi. Io, grazie a Dio, facevo parte del gruppo superariano, gruppo 1A. Questi bambini potevano essere adottati soltanto da membri del partito nazista, che avevano studiato fino alla laurea. Ora apri gli occhi e guardami. Bene. Georg Weber, colore degli occhi 2A. Gli esseri umani vengono misurati e catalogati. Colore degli occhi e forma del cranio determinano il valore razziale. Allo stesso modo anche gli uomini dell'SS e le loro fidanzate vengono sottoposti a rigidi esami per stabilirne il grado di salute e la purezza razziale. Non sarà più per caso, ma in piena consapevolezza che persone sane sceglieranno nel modo più corretto ed efficace il loro coniuge. Contribuite perciò come meglio potete ed apparterrete alla razza migliore. Himmler spera che questi matrimoni tra membri dell'SS contribuiranno a dar vita a una futura generazione di razza superiore, consolidando così il ruolo del Terzo Reich. Ordina perciò ai membri dell'SS scapoli di sposarsi al più presto. Incoraggia la promiscuità e il sesso prematrimoniale. Quando Himmler si sedette accanto a me il giorno del mio matrimonio, mi chiese se avevo già un figlio. No, 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 non corra così, risposi, sono una ragazza rispettabile. Agli uomini dell'SS viene ordinato di avere almeno 4 figli, preferibilmente maschi, dentro o fuori il matrimonio. Per stimolare la procreazione si dà il permesso di vivere in famiglia. I membri dell'SS senza figli vengono pagati meno. Himmler li incoraggia a mettere incinta più donne possibile, se sono dei veri tedeschi. Un giorno venne l'aiutante e disse: «Ora vi confiderò una cosa che è solo per le vostre orecchie. Non dovete parlarne all'esterno. Questo è un ordine del giorno di Himmler, destinato alle SS». Poi ce lo lesse. Sono morti troppi tedeschi nella campagna in Polonia e vanno rimpiazzati. In Germania sciami di ragazze idonee aspettano i soldati, ragazze che sarebbero liete di giacere con loro per dare al Führer nuovi bambini. Disse questo senza giri di parole. Himmler considera perfettamente logico l'ordine a comportarsi in modo promiscuo. Per molti uomini dell'SS è una cosa immorale e offensiva. I soldati restarono seduti in silenzio. Erano veramente furibondi. Hitler spinge Himmler a revocare quell'ordine, ma Himmler è un incurabile sognatore. Il capo dell'SS saccheggia la storia tedesca alla ricerca degli eroi nazisti. Nella cripta della cattedrale di Quedlinburg esegue uno strano rituale per commemorare il 1000° anniversario della morte del re sassone Heinrich. Il capo dell'SS, Himmler, depone una corona di rami di quercia, il più tedesco degli alberi, nella cripta. Il re Heinrich crea il primo regno germanico della storia. Questa antica tomba nel castello sulla collina di Quedlinburg, che fu abitato per millenni da gente del nostro sangue, sarà un santuario dove i tedeschi verranno in pellegrinaggio. Himmler è convinto che lo spirito di Heinrich gli parli e pensa di avere un profondo legame con il re defunto. Sentiva di essere la reincarnazione di Heinrich I, si sentiva simile a lui, puro ariano, ed era convinto di essere un suo discendente. Himmler è deciso a riscrivere la storia a sostegno delle sue teorie razziali. Nel 1935 crea un dipartimento speciale dell'SS, l'ANERBE, che aveva il compito di pianificare e realizzare missioni archeologiche, antropologiche, spedizioni esplorative e studi scientifici che confermassero le teorie ariosofiche. Nei loro studi si spingono fino in Sud America, alla ricerca dell'entrata del regno sotterraneo di Agartha, dove sperano di rintracciare gli ultimi esponenti semidei della civiltà ariana, e in Tibet e nel deserto del Gobi. Professori di fama entrano nel dipartimento speciale dell'SS per organizzare le ricerche.
Himmler riceve i primi documenti spediti a musei diretti da membri dell'SS. Ordina inoltre che siano eseguiti degli scavi a Lüneburg, patria di antiche tribù germaniche. Sovrintende lui stesso i lavori. Vuole che l'SS proseguano negli scavi archeologici in modo sistematico, così come perseguitano i nemici dello Stato. Intendiamo proseguire con rigore questi scavi. Non perché vogliamo competere in qualche modo con gli scienziati, questo no, ma piuttosto perché vogliamo cercare oggetti ideologici insieme alla scienza. Ci dedicheremo a questo compito con la stessa tenacia che le SS hanno sempre dimostrato nell'affrontare ogni compito. Himmler è convinto che la storia antica fornirà prove sulla superiorità della razza germanica. Allanerbe spesso non è in grado di dargli le testimonianze che chiede. Diede ordine di trovare i resti di Heinrich a qualunque costo. Da qualche parte dovevano essere. Non riuscendo a trovare le spoglie del sovrano, le SS prendono quelle di qualcun altro. I resti non furono mai trovati, ma fuori delle catacombe della cripta, le SS scoprirono le ossa sepolte di alcune donne nobili e un anno dopo annunciarono che erano i resti di Heinrich. Molte delle fantasie pagane di Himmler non impressionano Hitler. Egli gliele consente perché è consapevole del ruolo vitale delle SS per il regime nazista. Da parte sua, Himmler considera Hitler il più grande genio di tutti i tempi. Catturato dal carisma del Führer, Himmler lo venera come il salvatore del nazismo, spiritualmente predestinato a cambiare il mondo. Himmler aveva un'inclinazione per l'esoterismo. E se hai simili propensioni, sei più sensibile alle personalità dotate di un forte magnetismo. E Himmler, all'inizio, quando creò lo stato di polizia, sembrava quasi affascinato da Hitler. Nelle retrovie in Polonia, nel settembre 1939, le truppe da combattimento delle SS lottano a fianco delle truppe regolari dell'esercito tedesco. Dietro le linee, altre unità delle SS liquidano gli avversari politici dei nazisti. Hitler è molto fiero delle imprese militari delle SS. Uno dei suoi ufficiali comandanti, Sepp Dietrich, che vediamo qui insieme a Himmler, è considerato un eroe nazista. Molti militari tedeschi regolari nutrono dubbi sui piani a lungo termine del leader dell'SS. Sentivo che in lui c'era qualcosa di quasi repellente. Aveva un viso scialbo, sembrava malato, nervoso nei movimenti. Cercava di dissimulare con un atteggiamento perentorio, ma io avvertivo istintivamente che quell'uomo nascondeva qualcosa di orrendo. E in Polonia le intenzioni di Himmler sono ben presto chiare. La missione delle SS è persecuzione, pulizia etnica e omicidio. In capo a un anno, gli uomini di Himmler hanno terrorizzato e sradicato 1 milione di polacchi e 300.000 ebrei. Ma Hitler vuole seguire l'ideologia razzista fino alla sua criminale conclusione. Egli sa che in questo Himmler e il suo braccio destro Reinhard Heydrich gli obbediranno incondizionatamente. Nel 1941 Himmler ha trasformato l'SS in uno strumento perfetto per l'omicidio di massa. Contano ormai quasi 1 milione di uomini e continuano a crescere in fretta. Himmler era un uomo con una tremenda energia e una grinta enorme. Per questo riusciva ad essere un organizzatore fatalmente perfetto. Hitler conosce l'efficienza del suo esecutore e conta sulla sua mancanza di scrupoli. Con l'invasione dell'Unione Sovietica nel giugno del 1941 ha inizio una nuova fase. Il fronte orientale è la scena di una guerra di sterminio condotta dalle SS.
Dietro le linee del fronte stanno le Einsatzgruppen, o Task Force, la cui missione è sottomettere tutti gli slavi e annientare gli ebrei. Le loro vittime spesso non sospettano nulla. Quando cominciò la guerra, noi volevamo fuggire, ma mio nonno disse: che volete che succeda se arrivano i tedeschi? Io li conosco fin dalla prima guerra mondiale. Sono un popolo molto colto. Cosa può essere meglio della cultura tedesca? Le SS spesso costringono le loro vittime a scavarsi la fossa. In 6 mesi, l'Einsatzgruppen uccide almeno 500.000 di persone. Gran parte di esse vengono giustiziate a sangue freddo. A differenza di Hitler, egli assiste personalmente molte volte alle esecuzioni di ebrei ad opera dell'SS. Agosto 1941, Himmler visita il fronte a Minsk, Russia. Quel giorno ordina ai suoi uomini di compiere un'esecuzione di massa il più presto possibile. Gli uomini dell'SS ubbidiscono puntualmente. Fuori dalle porte della città, 100 prigionieri sono condotti verso una fossa scavata da poco. Viene ordinato loro di scendervi dentro e sdraiarsi a faccia in giù. Poi le SS aprono il fuoco. Dopo la guerra, l'aiutante di Himmler, Karl Wolf, descrive la scena. Come era inevitabile, Himmler assistette a quelle esecuzioni. A molti fu sparato in testa. Parti di cervello schizzarono fuori e, tracciando in alto un arco, finirono sul suo soprabito. Lui tremò, certo, era nauseato da ciò che vide. Poi cominciò a oscillare e a vacillare. Disgustato da quello spettacolo, Himmler quasi perde i sensi. Viene chiamato il suo medico personale. L'impressione che ebbe mio padre quando Himmler tornò dalle esecuzioni fu di una persona spaventata e disgustata, in preda alla nausea. La repulsione di Himmler rispecchia quella di molti altri uomini dell'SS, stanchi di massacri di massa. Perciò bisognava trovare un modo migliore per raggiungere il fine perseguito dal Führer di sterminare un intero popolo. Sparare non andava bene. Era necessario escogitare un sistema migliore. In breve si trova un agente di morte più efficace, il gas. Da principio i nazisti usano il monossido di carbonio, poi l'acido prussico, il Cyclon B. Questa nuova forma di eliminazione industrializzata è di gran lunga più efficace e meno faticosa dell'esecuzione con armi da fuoco. Nei campi di sterminio le SS ora usano il gas per perseguire quella che i nazisti definiscono eufemisticamente la soluzione finale, l'eliminazione di tutti gli ebrei. Loro chiedevano: quanti anni? Quanti anni? Io mi finsi più vecchia e dissi: 18. Mia madre invece rispose: 44. Così entrò, e io con lei. Volevo stare dietro di lei, ma fui spinta indietro. Fu l'ultima volta che la vidi. Non era stata scelta per vivere. Ad Auschwitz vengono uccisi con il gas tra 1 e 2 milioni di ebrei. Himmler stesso suggerisce che quello è un luogo ideale per un campo di sterminio. Il 17 luglio 1942... poco dopo la costruzione di Auschwitz, egli visita il campo dopo un viaggio sul fronte orientale. A 449 ebrei olandesi viene ordinato di spogliarsi e prepararsi a fare una doccia. L'inganno è una componente chiave nella macchina di morte dell'SS. Himmler osserva attraverso uno spioncino. I prigionieri entravano, abbozzavano persino un sorriso e chiedevano dove si trovavano. Noi dovevamo restare calmi e non dire una parola su ciò che stava per succedere loro.
Se lo dicevamo, loro soffrivano ancora di più. Cominciavano a urlare e a piangere.